Brigati, dai, sono qui. Dobbiamo entrare di nuovo nella dimensione dove tutto, porca miseria, ma anche una volta e quella volta servivi. Dobbiamo rientrare perché loro sono rimasti dentro. Brigatevi. Stefano e Anna, ragazzi, tranquilli. Quanto vi manca? Ci stiamo provando. Ce le hai le pozioni di recall 4, giusto? Sì, 4, eccole okay, qua. Perfetto, mi fa piacere. Io non le ho viste che ce le hai, ma va bene, andiamo. Eccole. Sbrigati, non me ne frega nulla di vederle, ti credo. Veloci, non porca voglio mettervi ansia, ma stiamo iniziando a sentire suoni strani qui. Tranquilli, attenzione Mario, dobbiamo farci toccare dall'old man. Eccolo. Oh. Ok, eccovi, Anna, Stefano. Okay. Meno male. Oh, ci siamo. Allora, pozioni di recall, portateci, dobbiamo andarcene fuori qua. Di qui. Corri. Ma qui non c'è stato niente di... Cioè, cos'è successo mentre io non c'ero qua dentro? Abbiamo sentito suoni strani, come se qualcosa stesse arrivando da sotto. Ok, potrebbe essere di nuovo l'old man. Potrebbe essere di nuovo l'old man, secondo me. Ma Mario, tu questo mondo non l'hai mai visto? No. Non c'è tanto tempo di farti le presentazioni, però sappi soltanto che questa dimensione qui sarebbe la dimensione dell'old man, o almeno questo è quello che pensiamo noi. È brutta, parecchio brutta. L'ultima volta, no, si vede. L'unica uscita sono quei pilastri altissimi lassù nel cielo, pensa. Però quando l'abbiamo attivati l'ultima volta è venuto fuori Azora. Te lo ricordi Azora, il drago? Sì, ecco, sì. È venuto fuori quello, ragazzi? Lion. Andiamocene, andiamocene. Possiamo andare? Andiamocene. Sì, andiamocene. Bevete la pozione subito tutti insieme. Avete bevuto? Io sono tornato. Sì, ho funzionato. Ok, perfetto. Ma sotto il mio letto c'è ancora... Oddio, sotto il mio letto c'è ancora l'old man. Ma stai scherzando? Esci fuori da lì. È sdraiato sotto il mio letto. Ma quanti ce ne sono? E perché quello lì sta lì fermo immobile sotto il mio letto? Fa schifo. Porca miseria. Ma lo lasciamo lì? Io non so cosa fare. Se lo ammazziamo quello... Che vorreste fare? Non lo so. E non vi impanicate. Ok, abbiamo risolto un problema. Adesso non ce ne mancano degli altri. Va bene. Il secchio ok, calmi. Manteniamo la calma. Respira. Ok. Il secchio di corallium liquido. Chi ce l'aveva? L'avevo io. Ce l'hai tu. L'avevi messo nella tender chest. Perfetto. Allora ascoltate, facciamo una cosa intelligente. Va bene. Prima di ogni altra cosa, Mario, tu non sai. Porca miseria. Vedi, ma anche una volta ti perdi tutto. Ho fatto danno. Tutto ti perdi. Allora, il secchio di corallium abbiamo in questo momento è una parte della bomba, ok? La bomba, okay. A che cosa ci serve, Mario? Te lo ricordi? Sì? Questo. Sì, per distruggere il portale. No! No! Mario! Mario! Perché mi sono corretto. Sì, ma ti sei corretto troppo tardi. Non è che possiamo avere tutta la missione nelle mani tue, che non sai neanche che cosa dobbiamo fare. Guarda, manchi una volta e ti dimentichi tutto. Ma insomma, ti sta a cuore o no? Sto mondo, sta roba che dobbiamo fare. Io non lo so, guarda. Ogni volta mi deludi. Per ora io metterei il liquido, il corallium liquido. Lo verserei qui. State lontani, perché se sicuro vi tocca... Sicuro di volerlo versare? Non lo so, dici di no? È meglio di no. No, è meglio conservarlo così, francamente. Lo andiamo a mettere nel bunker. Ma io volevo perché vedere. Non sia mai tocca quell'altro liquido. Non sappiamo neanche che succede. Lo so, appunto. Non sappiamo che cosa succede. Io volevo vedere che cosa succede. Comunque va bene. Ci scoppia a casa. Va bene. Metti che ce lo rubano. Va bene. Vi do retta. Mettiamo questo liquido nel nostro bunker. Ogni volta mi dimentico dove cavolo è la strada. Sto castello è troppo grande, l'abbiamo fatto gigantesco e non riusciamo mai ad orientarci. Ci siete? Sì? Ok. Sì, siamo dietro di te. Ok, apro il coso, entro solo io, voi rimanete di guardia qua fuori. Sì, tranquillo. Sì, rimanete di guardia là fuori. Apro la prima porta, poi apro la seconda porta e la terza porta. Qua dentro inizia a esserci poco spazio perché... Dovremmo prendere altri cassetti o altri stand. Ho messo altri cassetti, ho messo altri spazi effettivamente. C'è abbastanza... Insomma, si possono mettere tante cose adesso. Non ricordo più. Ecco, ok, perfetto. Questo è un altro pezzo della bomba. Questo è il disco. Questa è la mappa che ci ha rivelato la posizione del primo pezzo. Io sto conservando un po' tutto, Poi non so, alcune... Fai bene, potrebbe tornare utile. Ma secondo me alcune di queste cose in realtà non servono proprio più a niente. Tipo la mappa, ormai abbiamo trovato il pezzo di bomba. Non si sa mai. Vabbè, infatti, non si sa mai. Io tengo tutto da parte, così siamo sicuri che male che vada ce l'abbiamo di nuovo lì da quella parte. E non ci... Lion, cos'è? Chiudo, è l'intruso. Chiudo. Chiudi. Benda, okay. Che facciamo? No, la benda no, aspettate. La benda non serve. Aspettate, vediamo dov'è prima, ok? Vediamo dov'è. Mario? Che c'è? Raga, che è successo? Dov'è Mario? Sto qua. Come sei qua? Mario? Sì. Non c'è qua, Mario. Ma come no? Ma come non ci sto? Oh, sto qua davanti a voi. Non ti vedo, ma voi lo vedete, sto scusa. Qui. Sì. Anna? Che c'è? Io non vedo neanche Anna. Non vedo Anna. Ma che dici? Vabbè, non Dai, vedo neanche Stefano. Okay? Ma mi state prendendo in giro? Cosa state facendo? Qui. Raga, cosa state facendo? Non c'è più nessuno. Noi siamo qui. Io non vi vedo, vi vedo. Ed è inutile. Devo picchiati, devo dare la prova. No, aspetta. Ok, calmi. Allora, dammi un pugno. È arrivato il pugno. Certo che è arrivato. È ovvio che è arrivato. Oh, allora, prima di tutto vi dovete calmare perché vi...
Porca miseria! Boh, aglio! Ti ho sentito prendere danno. Aia, basta! Ti ho sentito di nuovo, quindi è vero che ci siete. Ma certo io non vi vedo. Ci siamo, come non ci vedi? Non vi... ah, è un'ora che lo dico, ma mi prendi in giro! Oh! Allora, che fermi. Sta succedendo? Rimanete fermi. Stiamo andando siamo nel panico qua. Se io dico che non vi vedo, è inutile che voi insistete a dire che ci siete. Se non vi vedo, non vi vedo, ok? Ma il problema è che sei tu l'unico che non ho ci capito, vede. Non ci vediamo. Ho capito, l'ho capita questa cosa. L'ho capita, però ti sto dicendo che se io non vi vedo deve essere successo qualcosa. Siete d'accordo con me? È sì, successo ovvio. Qualcosa, ok. Che cosa è successo? Non lo so. Io ho sentito il battito dell'intruso, quindi credo che quando arriva il battito c'è sempre lui intorno. Quindi penso che questa cosa possa essere stata un suo scherzetto. Io sto dando un'occhiata nella biblioteca e voi in teoria voi mi vedete, giusto? Mi vedete certo, adesso? Sì, io sono dietro di te. Ok, perfetto. Così diamo uno sguardo, voi rimanetemi vicini perché secondo me lui è intorno a noi. È da qualche parte vicino a noi. Ho paura che questo infame schifoso abbia fatto qualche scherzetto per farmi rimanere da solo. Perché alla fine abbiamo capito che quello che lui vuole fare è sempre isolarmi. Però in teoria voi ci siete. Ci siamo. Sì. Probabilmente vuole darti l'idea che tu sei da solo, ma in realtà non lo sei. Anche secondo me mi è arrivata paranoia e sto sentendo il rumore della nebbia. C'è è forte. La nebbia. No, non c'è la nebbia. Io vedo bene. È tutto normale. È tutto normale, però. Che sta succedendo? È l'intruso. Secondo me c'è l'intruso da qualche parte vicino a noi. Ma dove? Non lo so. Io non vedo. Voi non. Non è che voi lo vedete. Eccolo! Eccolo! È davanti a me. Lo vedete? Oh! Lo vedete? Sì, lo vediamo, sì, vediamo. Che cacchio! Siete. Porca miseria! Non ma siete di nessun aiuto. Te. Sì. Che c'era con me, voi siete invisibili, probabilmente io vi intravedo, rimanete lontani, ok? Rimanete lontani da lui e soprattutto rimanete anche lontani da me, non voglio che succeda niente a voi, non lo guardo direttamente. Ma non possiamo permettere che ti succeda qualcosa. Mi metto la benda, mi sono messo la benda, così non può farmi un cavolo di niente, lo vedo, è immerso nelle tenebre davanti ai miei occhi. Oh. Eh? Zitti. Che cazzo. Ha detto una cosa. Aspetta. Ma voi capite quello che dice? Ma no, io sento solo un rumore fastidioso, tipo del disco rotto. Io sento delle parole. Ha detto una cosa chiaramente. Lo vedete ancora? Se n'è andato, ragazzi? Se ne sta andando. Allora tolgo la benda. Raga, io ho sentito. Allora, calmi. C'ho ancora sta cacchio di paranoia. Ma in teoria, se lui se ne è andato, dovrebbe sparirmi da un momento all'altro. Io ancora non vedo assolutamente dove cacchio siete voi. Però io ho sentito quello che lui ha detto. Lui ha detto delle parole. Questa volta erano chiare. Voi. Oh. Mario? Ti vedi adesso? Sì, ti vedo, ma non hai più l'armatura. Mario? Anna? Oh. Vedo anche Anna. E Stefano non c'è invece. Stefano? No, ci sono, eccomi. Stefano? Qui. Eccolo lì. No, non c'è. Dove? Questo è sempre eccomi. Mario. Eccolo. Ok, ci siete tutti di nuovo. Non mi è piaciuto per niente. Allora, io innanzitutto non ho capito. Tu hai detto che hai sentito delle parole, ma io sentivo solamente presente i suoni del disco rotto. Ma pure Stefano ha detto. Ma sembravano un po' parole, se ci pensi. Io, a me non sembravano per niente parole. Io ho sentito delle parole chiaramente. Erano delle parole. Diceva you have to qualcosa e poi leave this world to me. Ho sentito chiaramente leave this world to me. Lasciate questo mondo a me. L'ha ripetuto più di una volta. Lasciate questo mondo a me. Io credo. Non c'è niente che puoi riascoltare perché secondo me, cioè dal video si sente, ma secondo me voi non sentivate quella cosa perché io credo di avere una specie di maledizione. Perché, cioè, ricordatevi le ultime volte tutti quei fulmini che sei mi cadevano in testa. Sei ancora convinto di questa maledizione? Sì, secondo me c'è ancora questa roba. Anch'io convinto. Comunque io ho paranoia, ragazzi. Secondo me c'è ancora l'intruso è ancora nel castello. Dobbiamo cercarlo perché sicuramente è da qualche parte vicino a noi nel castello. Quindi dividiamoci. Se qualcuno di voi lo vede, chiamate gli altri. No, io non mi divido perché comunque sta cercando continuamente di lasciarti da solo. Ok, non allora ti lascio da solo. Quello che mi preoccupa è che credo di avere. Eccolo! L'ho ammazzato con la spada dove? Di Spettrite. Era nel bunker, nel nostro bunker. Quello dove c'è, non quello degli oggetti. Il bunker dove abbiamo il liquido rosso. Era lì dentro. Era lì dentro, mi stava aspettando però. Cioè, era come, forse ha sentito che stavamo arrivando. Non lo so, forse probabile. Lui sa quando stiamo arrivando. Era lì e io l'ho ucciso. Secondo me ho fatto bene perché quello voleva toccare qualcosa. E io credo, se paranoia c'è. Infatti paranoia adesso non c'è più. Comunque, siccome ce l'avevo solo io. Perché ce l'avevo solo io, no paranoia. Voi non avevate. Sì, no, sì, noi sì, non sì, ce l'avevamo okay. Paranoia. Io credo che io, in qualche modo,
forse perché ho sentito la sua voce per primo, mi sono legato all'intruso. Ok, c'è qualcosa. L'ho pensato anch'io, perché comunque il disco la prima volta l'hai riprodotto. L'ho sentito tu. L'ho sentito io, sì. Ero più vicino io. E poi sì, un sacco di cose ultimamente stanno succedendo solo a me, perché sono sempre quello che va per primo. Probabilmente mi ci sono, attaccato in qualche modo. O forse perché l'ho ucciso io tante volte. Ormai l'ho già ucciso almeno due volte. Comunque, oltre a questa possibile maledizione, ci sono tanti pericoli, per cui io ho pensato una cosa. Lo scienziato, o almeno pensiamo che sia lo scienziato, l'ultima volta, un paio di volte fa, ci ha dato questa, ve la ricordate? La bussola di spettrite. Ok. Questa qui, in teoria, dovrebbe indicare il blocco più vicino di spettrite. Io spero che almeno sia questo il suo uso. Ma se lo è, noi possiamo fare una cosa intelligente. Voi avete un piccone di diamante, qualcosa di... Ce l'avete? Di ferro dovrebbe andare bene. Sì, di ferro. Di ferro va bene, di ferro va bene, okay, per ottimo, scavare la spettrite. Ok, quindi possiamo andare a cercarla. Io direi, facciamoci un'armatura di spettrite. In realtà vorrei farne una per ciascuno di noi. Attenti a non cadere lì nel buco. Lo chiudiamo? Non ho più il blocco di lana. Quindi... Ci penso io, mettiamo un blocco di cobblestone per il momento. Va bene. Se riusciamo a fare un'armatura di spettrite per ciascuno di noi, secondo me siamo a cavallo. Con un'armatura di spettrite non c'è niente che ci può fermare. La spada è fortissima, quindi anche l'armatura sarà molto forte, ok? Sì, infatti, sicuramente. Io propongo di scendere direttamente qui nella nostra caverna, quella che avevamo scavato per quell'aiutante. Ve lo ricordate che poi è sparito? Certo. Io non so se ricordo bene. Dove cavolo sarà andato a finire quel coso? Perché tu è sparito? Tu avevi sospettato che fosse stato l'intruso a portarcelo via, a ucciderlo, perché in teoria io potrei anche respawnarlo, perché c'ho ancora quel cubetto da cui è uscito l'aiutante scavatore. Però non so se farlo. Cioè, non vorrei neanche dare un aiuto all'intruso. Allora, esatto, è quello il punto. La bussola di spettrite. Qualcuno deve occuparsi di tenere sempre le torce in mano, quindi Stefano e Danna. Ok? Invece io provo a scavare, c'ho ancora il piccone. Qua davanti a me mi segna un blocco di spettrite, o comunque mi segna che dovrebbe esserci della spettrite. Io vedo che qui davanti a me la bussola punta precisa davanti. Sì, però scusate un attimo, se mi permetto questa cosa. Ma ok, la bussola indica dov'è la spettrite. Però come però fa ad indicare? Non sappiamo a quale altezza. Capito? Come cacchio, cioè non funziona. Come fai? Secondo me ci deve essere il non modo. Non è molto preciso come strumento. Ma ci deve essere il modo. Se clicchi non fa nulla. A me non dice niente. Cioè, prova tu, perché magari a te fa qualcosa. Prova a cliccare col destro, vedere se magari ti dice qualcosa, ti dà informazioni. Nulla. Niente. Nulla. E allora, raga, cioè, l'unica cosa che ti dice è che devi andare. Però, in teoria, se indica dritto da questa parte, forse magari sono sul livello giusto. Magari se io non fossi sul livello giusto. Torce in avanti, torce dietro, torce. Vicini a me, così vedo bene, ok? Magari okay, se io riesco ad andare dritto in questa direzione, in teoria dovrei trovarmi la spettrite davanti, raga, mi sa che non sta funzionando. Cioè, dovrebbe funzionare, non sta facendo niente. E la profondità della spettrite è questa. Perché l'ultima volta, quando abbiamo fatto scavare quella specie di aiutante, lui l'ha trovata la spettrite. Quindi siamo nella profondità giusta. Niente di niente. Oh, Lion. Oh, è il verso del... Non è possibile, non può essere il prototipo. L'SCP... Ah! Scappa! Cos'era? Cos'è? Scappate! Non è il prototipo. Corro. Che schifo, che cos'è? È una... Non so cosa sia, è un mostro. Non mi sta... Accidenti, è... Non è il prototipo. Oddio, sta facendo un altro verso. Ma cos'è quel verso? Io non lo vedo. Non lo so, è una specie... Ah, no, non lo volevo vedere. Fa schifo, è una specie... È un mostro, ma non è quello che pensavo. Cioè, io... Raga, sta succedendo qualcosa di strano. A parte che credo sia intrappolato nella roccia. E non so neanche perché lo sto cercando di liberare. Non credo sia una buona idea farlo. E poi continua a rompermisi il piccone. Ma posso usarlo lo stesso? Cosa sta succedendo? Cosa? Questo è strano. Cioè, io ho il piccone rotto in mano, sto continuando a scavare e vedete? Io scavo, ma ho il piccone rotto, ha fatto due così volte il rumore liberi del piccone rotto. Ah! Il rumore l'ha sentito. Ancora continuo a sentire anch'io il suono del piccone che si rompe. Ma che cacchio di piccone ho in mano? Non è neanche quello SCP, è un piccone normalissimo, ho un piccone normale in mano. E c'è sto schifo, io volevo vederlo bene per quello che l'ho scavato. Però non è... Allora, voi, porca miseria, ci sono troppe cose da spiegare. Aspetta, ma questo non è uno di quei cosi che abbiamo trovato un po' di tempo fa che uscivano da quella pozza? No, sembra un rospo questo qua, sembra un rospo gigante, proprio grande. C'è scritto superiore, livello 3. Che cos'è? Cos'è? Non ma sembra... non sembra aggressivo. No, infatti, non sembra aggressivo secondo per niente. Secondo me è solo bloccato. Non è bloccato, sì, perché... Ma no, è libero, vedete che è libero. È completamente libero, non è bloccato. Ho provato anche questo proprio perché ero curioso di vedere se c'era qualcosa che lo teneva fermo. Ma no, è libero. Io credo che voi dobbiate sapere che cos'è l'SCP-001, cioè il prototipo. Quel verso che abbiamo sentito prima non era... Cioè, non è il suo verso. Lo sentite lui cosa fa? Fa questo...
così, no? Sì. Il verso di prima è una specie di ruggito. Quel ruggito là è il verso di SCP-001, una delle istanze di E001. Perché 001 è un SCP che ha diverse entità, ok? Diverse possibili entità. Una di queste entità è questo prototipo, è un mostro veloce, forte, più dello Shy Guy, ok? Ancora di più dello 096. E quel verso era il suo, però non capisco perché da quel verso è venuto fuori sta roba. Comunque, io la ucciderei lo stesso, anche se non ci sta attaccando. Indietreggiate un po'. Va bene. E io provo a sparargli. È strano, non... Nemmeno attacca, però. Non ci ha fatto niente. Cos'è questo liquido? È la... Ah! Oh! Oh! Sta un altro! Ragazzi, io credo che qua c'è una specie di nido di ste schifezze. Stefano, anche secondo me. Ed Anna, levatevi di torno che devo usare la spada. Via, via, tutti e due. Aspetta, facci passare. Via, facci passare. Vi avverto e voi rimanete? Allora volete morirci? Abbiamo scavato a lungo e non è servito a niente. Quindi mi viene una pensata. Ma non è che questa bussola non indica una vena di spettrite vicina? Ma indica un posto, ok? Cioè, un posto tipo? Un posto tipo un tempio, non lo so, qualcosa. Qualcosa che c'entra con la spettrite. Brava, qualcosa che ha a che vedere con la spettrite. Ma non una vena semplice, ma magari un giacimento grandissimo. Anche qualcosa di enorme. E magari con tanta spettrite, quindi tante armature. Una per ciascuno magari? Sarebbe un sogno, ragazzi, un sogno. Ok, draghi alla mano, adesso abbiamo quelli nuovi. Anche tu, Mario, hai scambiato quello vecchio. Sei sicuro che hai quello giusto in mano? Sì. Ok, perfetto. Pronti? Tiriamo fuori il drago. Tagliamo sopra e partiamo. La bussola ce l'ho io, quindi rimanete vicino a me. Ditemi quando ci siete tutti. Ci sono. Io Stefano, ci sono. Sul drago. Ok, perfetto. Io non ti vedo sul drago. Sei sicuro di esserci? Sì, guarda, aspetta, ci manca che sei tu, adesso. Prima erano i draghi che facevano no. I capricci, adesso siamo noi che facciamo i capricci. Io non voglio ci aspettare. Sono. Ok, ci sei? Sei sicuro? Sì, perfetto. Anna, Mario, allora, io vado. Ok, guidaci. Se mi perdete di vista, ditemelo, non rimanete indietro, ok? Sto andando dritto per dritto, ci siete tutti dietro di me? Siamo uno, dietro due. Di te. Perfetto, è così che... Vedete che comunque erano davvero i draghi finti, perché adesso questi qua, al di là di qualche piccolo difetto di Minecraft che ce ne sono, però i draghi funzionano bene, cioè ci obbediscono. Molto bene. Prima erano una cosa terribile, cioè si comportavano male proprio apposta. Non facevano salire nemmeno. Non ti facevano salire, si spostavano, disubbidivano quando volevano andarsene da un'altra parte, facevano il cacchio che gli pareva loro. Io non so, cioè io ho paura che sto posto che stiamo cercando, questo posto che indica la bussola, non possa essere tanto lontano. Perché noi avremmo altre cose da fare, cioè noi avremmo da fermare il Leviatano, la bomba, dobbiamo fare la bomba. E che cos'ho io? Forza? Mi è spuntato un effetto di forza per tipo 600 tick. Io anche ho debolezza, a voi? Debolezza invece. Anch'io. Forza o anch'io. Debolezza? Debolezza. Avete? Debolezza. E perché io sono l'unico che ha forza? Che il mio drago ha fatto qualcosa? Potrebbe essere. Comunque, potete dire quello che vi pare, però a vederci così tutti con i draghi volare verso l'orizzonte, cioè sembriamo veramente degli eroi seri, Qualcosa di... Sì. Ma io dico anche che siamo degli eroi seri. Superate qualche piccola difficoltà o iniziamo a essere veramente importanti. Lago della bussola mi sembra, potrei sbagliare, ma mi sembra che si sia leggermente accorciato. Però se è così lontano questo posto, mi ricorda tipo una fortezza dell'End, cioè come se fosse la fortezza dell'End. È vero! Che magari ce n'è solo uno per tutto il mondo, e quindi noi raggiungendolo, capito, stiamo cercando l'unico di questo edificio, di questo giacimento infinito, che cacchio ne so, l'unico che c'è in tutto il mondo. E se è così, porca miseria, dovrebbe essere qualcosa di prezioso. Comunque secondo me ne vale la pena. Anche perché stiamo cercando la spettrite per le armature. Non è una cosa stupida. Sicuramente ne vale la pena. Il problema è che ho paura che sia tanto lontano. E stiamo viaggiando ormai da un po' di minuti, cioè da abbastanza tempo. E i draghi sono veloci comunque. E i draghi sono veloci, quindi insomma stiamo coprendo una bella distanza e ancora non c'è niente. Vabbè, continuiamo, ormai siamo in viaggio, non ci possiamo mica fermare. Oh, scendete, che l'abbiamo trovato. Guarda qua. Secondo me questa è una piramide, ragazzi. Sono mattoni. È quasi completamente, sì, sono mattoni, ma di spettrite. E guarda come la bussola. Guarda, mentre scendevamo, vieni a vedere qui. Cosa hai visto? Qui c'è una fenditura, guarda ma sotto. Ma chi se ne frega, ma cosa me ne guarda frega? Guarda sotto. Ma abbiamo trovato quello che volevo trovare. Guarda, oh mio sotto, Dio. Veramente. Quindi mi sa che è un pochino grande questa roba che c'è qua sotto. Cioè, se da lì arriva fino qui, è grossa. È enorme. È grossa. Partiamo da lì però. Partiamo dalla parte alta. Esatto. E in teoria credo che dobbiamo scavare per entrare. Bucare questo mattone forse. Non si può rompere? Non si può rompere! Non si può rompere! Dobbiamo scavare nella terra, probabilmente c'è un ingresso. Ho capito, ma è un problema così. Allora scendiamo dalla fenditura. Questa è una torre. Magari, cioè secondo me potrebbe essere da qualsiasi parte l'entrata. Interrata in un qualsiasi punto di questa struttura. Ed è grande, Cioè guardate qua sotto, è enorme. A sto punto
Scusate, proviamo a scavare lo stesso. Scaviamo, si romperà un pezzo di mattone dopo un po'. E pazienza. Aspetta, qui c'è della roccia però, vieni. Si può entrare? Oh sì, sì, c'è l'entrata, c'è l'entrata, c'è l'entrata. Aiutatemi a scavare, aiutatemi a scavare tutto. Togliamola qui. È l'entrata, si scende, ci si scende. Siamo. Ok, brava Anna. C'è una scala, giusto? Sì, sì, sono sì. Sono scale sì. di spectrite. Scendete, scendete, è flippante da vedere. Sembra, guardate, guardate come ti scorre intorno Mamma questa mia. Roba arcobaleno. Ok, però secondo me questa è una roba buona. Cioè, stiamo divergendo dalla missione principale, ok? Questa cosa qua non è giusta. Perché in teoria noi dovremmo trovare i pezzi. Secondo me ne vale la pena. Bomba. Anche secondo me. Secondo rimanete, me è pericoloso. Anche secondo me, anche questo, rimanete dietro di me. Sembra un labirinto, ok? Sembra è un labirinto. È decisamente un labirinto, ragazzi. Qua ci potremmo perdere un sacco di tempo. Potremmo perderci del tempo, però secondo me ne vale la pena. Tanto, allora... Cerchiamo piazzo delle torce. Per orientarci, bravo, per orientarci. Ascoltate a me, ascolta. Allora, noi dobbiamo esplodere il Leviatano. Ok, abbiamo il piano e sappiamo come fare la bomba. Ci mancano uno o due ingredienti, ok? Il Leviatano ancora è uscito dal portale, ma non ha fatto niente. Non ha neanche iniziato a distruggere il mondo, perché altrimenti ce ne saremmo accorti, credo, no? Non si è nemmeno sentito il suo verso da un po' di tempo a questa parte. Infatti. Quindi, secondo me, abbiamo tempo. Anche perché l'intruso si è avvicinato per dirci: andate, venite via da questo mondo, questo è il mio mondo, lasciatemi questo mondo, ok? Quindi, secondo me, lui sta cercando in qualche modo di temporeggiare pure lui. Quindi, forse, abbiamo tempo di temporeggiare anche noi. Giusto un attimo, giusto per vedere se qui dentro c'è qualcosa di veramente prezioso che vale la pena di essere preso. E io sono sicuro che c'è qualcosa, perché... Sì, ci deve essere per forza, guarda che razza di tempio c'è. Cioè, è una cosa troppo grande. Ecco, infatti, qua c'è una cassa. Infatti. Però mostri non ce ne sono. Mi aspettavo che invece da qualche parte ci fossero. Oh mio Dio! Che ci sta, che ci sta? Ci stanno delle gemme di spectrite. Wow, un arco ottimo. Di spectrite. Oh, porca miseria. E delle frecce. E anche un bastoncino di spectrite. Allora, tutto quello che c'è. L'ho preso io qua, scusate. Però tutto quello che troviamo è tutto Mettilo buono. Mettilo nella Ender Chest. Anche un bastoncino di spectrite è comunque buono. Perché per farlo, cioè, con quello si fanno le armi, capite? Quindi è qualsiasi cosa troviamo è tutto buono. Per questa volta io però mi fermerei qua. Ricominceremo a esplorarlo nel prossimo episodio. Speriamo di trovare qualcosa. Nel caso siamo anche pronti a combattere. E per questa volta, Lion, Stefano, Mario e Danna, out!